Un pareggio nell'ultimo turno con l'Inter e oggi una sconfitta da un risultato un po' bugiardo. La sua analisi? Ma la mia analisi è questa, che il primo tempo abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una squadra forte, d'altronde sono secondi in classifica, una squadra fisica, tecnica, hanno giocatori di qualità. Potevamo sfruttare meglio delle occasioni che ci sono capitate, poi loro con un nostro errore hanno fatto un gol bello di Da Silva. Secondo tempo sempre abbiamo preso il secondo gol su un calcio d'angolo e niente, abbiamo fatto degli errori stupidi che precedentemente non avevamo fatto, peccato perché come hai detto tu il risultato è un po' bugiardo, sicuramente era una partita difficilissima, sull'1-0 era ancora in bilico, poi per assurdo abbiamo preso due gol in due minuti, come ci capita quando non riusciamo più a giocare, forse i ragazzi spaventano un po', abbiamo perso 3-0, ma sinceramente non meritavamo questa sconfitta così, diciamo, pesante in casa. Per quanto riguarda Da Silva, quanto conta avere un bomber di razza in un campionato del genere? Da Silva è seguito alla Juventus, è un giocatore che ha fatto più di non so quanti gol ha fatto, un giocatore di qualità, è normale che avere questi giocatori aiuta moltissimo la squadra, oggi ha fatto anche un gran gol. Conta tanto, però noi la partita l'avevamo preparata bene, peccato per quel primo gol, se no la partita era in gioco fino alla fine. La cosa che mi dà fastidio è che abbiamo preso due gol in due minuti e quello forse è un po' troppo severo, però i ragazzi devono stare più attenti perché perdere le partite così con questo risultato 3-0 in casa dà fastidio. Mister Nicolato, un 3-0 maturato con una gara attenta, la sua analisi? La mia analisi è più o meno la tua, nel senso che abbiamo fatto sicuramente una gara attenta, nel primo tempo una gara un po' bloccata, data anche la veemenza del Pescara, che comunque sta facendo bene in questi ultimi tempi, e nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più, siamo riusciti a alzare un po' i ritmi e abbiamo fatto benino, insomma, quindi mi sembra di aver fatto una partita buona, insomma. Un Chievo sempre più in alto nel girone, la ricetta giusta per vincere un campionato primavera qual è? Ah, io non la conosco perché non l'ho mai vinto, perché ci sono formazioni molto più attrezzate di noi anche quest'anno e anche che ci stanno dietro in questo momento, quindi è bene avere i piedi per terra, cercare di raccogliere quello che si può raccogliere, tutto quello che si può, lo stiamo facendo perché mi stanno facendo un campionato importante. E sperare che qualcuno che magari è più attrezzato di noi non riesca a fare bene.